Bella a tutti ragazzi, oggi andremo a recensire dei nuovi liquidi della Cyberflower, vi lascio al video. Eccoci arrivati al video, come al solito, io sono Gabri. Io Birillo, volevo ringraziare Sara che è venuta per forza a fare la intro del nostro video. Non riuscivamo più a fermarla, voleva fare questa intro, gli abbiamo fatto fare la intro. Ora andremo a fare vedere i nuovi liquidi estivi della Cyberflower. Allora, partiamo col primo liquido orso. Si chiama Mr. Lemon. Della Cyberflower sono degli aromi squisiti. Allora andiamo a fare la prova, Gabri sulla Mac Pro e il Druga e io sulla Wismac RS200 con sopra il Goon 1.5. Vai Gabri. Sul momento si sente il limone e dovrebbe essere un limone fresco, un ghiacciolo. Sì, sono gusti per l'estate questi, è una nuova linea che ha fatto la Cyberflower, sono degli aromi molto freschi che vanno bene per l'estate. Il caldo sta cominciando qui, allora ci vogliono dei liquidozzi abbastanza freschi per l'estate che ti rinfrescano un po' la bocca e ti puliscono, diciamo, da tutti questi liquidi che abbiamo fumato quest'inverno. Tutti i liquidi cremosi, questi qua sono tutti fruttati. E un ghiacciolo al limone. Buonissimo. Che voto ci dai Gabri a questo liquidozzo? È uguale, è stampato. Al ghiacciolino, mi dà un ghiacciolino. Buonissimo. Ora andiamo a fare la prova del secondo liquido. Allora, andiamo a fare il Mr. Grape, che sarebbe uva. Vai Gabri. Che voto ci dà questo liquido? Buono che questo. Il sapore, l'aroma che senti. Però è uva fresca. Tipo le Big Bubble, dal profumo sembrano le Big Bubble all'uno. È vero. Però qua ci do un 8 io. Basta un po'. Buonissimo. Buono. Io ci do un 9 pieno a questa liquidità. A me mi piace. Bisogna ringraziare Massimo che al Vapitali ci ha dato questi liquidi. Da recensirli. Ora andiamo a fare la prova di un altro liquido, il Mr. Melon. Un'anguria fresca, angurioso. L'estate, il mare, l'anguria, cocomeraio pazzo. Buonissimo anche questo. Anguria, fresca. Bello fresco. Voto 9 io gli do. 9 anche questo, se li prende tutti. Questi aromi ci stanno sorprendendo. Sì. Già avevamo fatto un passato, Red Singer, sì. Era buonissimo. Vero. Buonissimo. Ora andiamo a fare un altro liquidoso. Mr. Orange. Praticamente arancia. Sono tutti fresh and fruit, sono liquidi molto freschi, molto buoni. Buono, ricorda un po' la Golia all'arancia, molto buono. Tic tac all'arancia. Tic tac. Buonissimo. Questo si riprende un 10 per me. Anche per me l'arancia mi piace un botto. Lo consigliamo, eh? Assolutamente. Questi dorsi qui sono da provare, eh? Davvero. Buonissimo. Arancio, voto 10. Bello fresco per l'estate, questi qui sono una squisitezza, ragazzi. Sono paurosi. Ora andiamo a fare il
Mango. Mister Mango. Eccolo qui, col manghetto, col cappello in testa. Mister Mango. Vai Gabri, ti riparo, intanto asciugo un po'. Ricordiamo che questa linea di liquidi, di aromi, c'è anche Svapo Caffè, sì. Marina di Carrara, Molicciara e La Spezia, andate a trovare, che ha un sacco di liquidi da proporvi, anche di questa linea della Cyber Flower. Molto buono anche qui, bello fresco, non è male. Un 8 se lo prende tutto. Mangoso. Sì. Mangoso, mangoso. Ci hanno buttato un botto dentro. È buono da bere. Tanto sono nicotina zero, ricordiamolo. Tutti i liquidi in nicotina zero. Sì. Un mango non invasivo come Orni Mango. No, è delicato. Delicato. Allora, ora ci manca l'ultimo liquido, che sarebbe? La mela. Mister Apple. Vai, Gabri, gripalo. Subito da odore, mela. Io qua mi sa che c'ho ancora un po' di liquido. Da bere molto buono. Sì. Sì. Però anche il gusto. Tanta roba. Bello fresco, tanta roba. Questo si riprende un 9,5. Un fruttino. Buonissimo. Camila, quando pigli quei fruttini al supermercato? Bello fresco, ma non troppo. Non cioè, troppo. Non ti dà noia il fresco. È buono. Ti gusta. Bene. Ti gusta. Allora, dalla taverna dello svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a trovare. Ciao!